Possiamo iniziare? Allora, intanto buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, grazie per essere qui con noi questa mattina perché continua il ciclo di eventi sulla certificazione della parità di genere organizzato da Regione Lombardia e Union Camere Lombardia. Oggi siamo qui nella sede della Camera di Commercio di Brescia, che chiaramente ringraziamo per l'ospitalità e qui tra pochissimo darò la parola per il quarto seminario formativo, durante il quale, lo vedrete, approfondiremo la quarta categoria della certificazione, ovvero opportunità di crescita e inclusione delle donne in azienda. Ringraziamo tutti voi che siete presenti e ringraziamo anche chi ci sta seguendo in questo momento in streaming. Darei subito la parola ai relatori, ma ancora prima a chi ci ospita, al Presidente della Camera di Commercio di Brescia, Roberto Saccone. Prego. Grazie, grazie, buongiorno a tutti, benvenuti in Camera di Commercio. Una breve riflessione sul tema che andiamo a trattare oggi. Noi stiamo assistendo in questi anni a un cambiamento profondo della società, della cultura e che sta comportando nuove modalità di affrontare il tema dello sviluppo sia economico che sociale. Si impone quella che a me piace chiamare la cultura del rispetto. Si parla di temi di sostenibilità, ma la sostenibilità altro non è che rispetto. Rispetto per l'ambiente, rispetto per le persone, rispetto per la società civile. Le imprese evidentemente non sono immuni da questi cambiamenti e stanno sviluppando una sempre maggiore consapevolezza del ruolo che svolgono e dell'impatto sociale che il loro agire determina, genera. E io vedo crescere questa volontà di affermare questi valori, di tradurli in atti pratici e di comunicarli. Ed è sempre più chiaro l'impegno delle imprese, con cui le imprese intendono contribuire ad uno sviluppo sostenibile, uno sviluppo che deve essere comunque sempre capace di produrre valore, di produrre benessere, ma sempre più attento all'ambiente, all'inclusione e all'equità. Ecco, in questo quadro, in questo scenario di cambiamento epocale, il tema della parità di genere è uno dei temi prioritari ed assume un rilievo assoluto perché le politiche che le aziende sviluppano sulla valorizzazione del capitale umano non possono prescindere dal lavoro femminile. Nonostante le indagini che segnalano ancora un certo grado di insoddisfazione del mondo femminile nell'ambito delle attività lavorative e anche ancora a livelli di discriminazione retributiva, per esempio, io credo che il processo di cambiamento sia avviato e sia ineluttabile, fortunatamente ineluttabile. E lo troviamo confermato da tante iniziative delle imprese, pensiamo a quante imprese stanno modificando l'oggetto sociale, diventando società benefit, cioè aziende che non hanno nell'obiettivo del profitto l'unico obiettivo di impresa, ma all'interno di questo sviluppano appunto obiettivi di tipo sociale importanti, imprese che sempre più elaborano dichiarazioni non finanziarie, report di sostenibilità, bilanci di sostenibilità dove il tema della parità di genere trova ampia rendicontazione, ampia attenzione. La certificazione della parità di genere è l'ennesima opportunità per le imprese di dimostrare il proprio impegno sul tema del lavoro femminile per creare appunto ambienti più accoglienti, più produttivi e più inclusivi. Camere di Commercio sui temi del lavoro femminile, in particolare dell'imprenditoria femminile, è molto attiva, lo è da tempo, ospita un comitato di imprenditoria femminile, poi la Presidente farà un intervento, promuove la partecipazione delle donne nei progetti. Non si sente? Volevo cercare di avvicinarlo, ma è fisso. È fisso, sì.
Dicevo, il coinvolgimento delle donne nei progetti che la Camera di Commercio sviluppa a livello territoriale e attività volte a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile ancora troppo come dire, di modeste dimensioni rispetto a un territorio che ha sostanzialmente un'impresa ogni 10 abitanti, sono quasi 120.000 le imprese iscritte al registro imprese della Camera di Commercio, sono poco più di 1.200.000 gli abitanti della nostra provincia, quindi una provincia che ha una caratterizzazione imprenditoriale fortissima, soltanto il 20% delle imprese sono femminili. Io dico che c'è ancora molto da fare da questo punto di vista e Camera appunto si spende molto in iniziative per promuovere presso le donne come dire, anche la convinzione che ci devono provare. Insomma, fare impresa comporta responsabilità, comporta impegno, tanto tempo e anche molti rischi, ma io credo che la donna abbia tutte le caratteristiche per poterlo fare e farlo bene. Un ringraziamento a Regione Lombardia per aver organizzato questo ciclo di incontri così importante e per aver scelto Camera di Commercio e Brescia come una delle tappe di questo tour. Un ringraziamento anche per il sostegno economico per i due bandi che ha promosso e che intendono supportare e dare un sostegno economico alle imprese che vogliono procedere a certificare il loro impegno affinché la parità di genere diventi una prassi normale nelle nostre imprese. Anche Camera di Commercio nel suo piccolo ha un impegno da questo punto di vista sui bandi, perché segnalo che i bandi camerali del 2023 tutti i bandi camerali hanno una premialità aggiuntiva di 250 euro per le imprese che hanno certificato la parità di genere, quindi di qualsiasi natura il bando sia, questa certificazione dà diritto a un contributo supplementare. È un piccolo segnale che la Giunta ha voluto dare, ma che conferma la sensibilità che abbiamo su questo tema. Quindi grazie ancora per l'iniziativa, sono sicuro che ne servirà a dare ulteriori stimoli a un mondo che su questo tema è consapevole ed è sempre più sensibile. Grazie. Grazie a lei Presidente, perché detto da un uomo vale ancora di più a prescindere da quella che è la sua carica oggi qui istituzionale. Tante le sfide da parte del tessuto industriale, da parte della città di Brescia, tante le sfide che chiamano noi donne a come dire, gestire, fare azienda, fare impresa, e dall'altra parte sappiamo benissimo, qua c'è una platea piuttosto nutrita di donne anche nella gestione proprio di quello che è il menage poi a cui siamo chiamate, multitasking su più fronti, non solo su quello imprenditoriale. Quindi tanto da fare, però tante belle sfide. Diamo la parola alle donne, non vi ho presentato prima, lo faccio adesso. Alla mia destra Simona Tironi, assessore all'istruzione, formazione e lavoro Regione Lombardia, e alla sua destra Anna Maria Gandolfi, consigliera di parità regionale Regione Lombardia. Io vi ringrazio entrambe per essere qui, un valore aggiunto perché adesso sono le donne a parlare. Io partirei dall'apertura dei lavori proprio da te Simona. Vado? Perfetto. Innanzitutto grazie, buongiorno a tutti. Voglio ringraziare fin da subito il Presidente Saccone, non tanto per l'ospitalità, ma per le parole, per quanto ha espresso nel suo intervento. E infatti parto anche riprendendo due concetti che rappresentano davvero un po' la missione che noi vogliamo portare avanti con tanta forza e determinazione come Regione Lombardia, proprio su un tema che ci sta a cuore, ma non ci sta a cuore perché siamo donne. E una delle prime cose che voglio assolutamente sottolineare è che noi come donne, in quanto tali, non vogliamo avere o occupare dei posti, ma vogliamo solo, grazie al nostro talento a saper fare, portare il nostro valore aggiunto dove ce n'è bisogno e ogni volta che ce n'è bisogno. E questo tour anche fortemente voluto dalla nostra consigliera di parità in Regione Lombardia, Anna Maria Gandolfi, che saluto e che ringrazio,
è qualcosa di importantissimo perché ci permette di toccare tutte le province della nostra regione nel cuore pulsante che è la Camera di Commercio. Noi come Regione Lombardia siamo stati la primissima regione d'Italia ad attivare questo provvedimento che ha sì delle sfaccettature diverse, quindi l'obiettivo di andare a ridurre il divario retributivo di genere, ma soprattutto quello di andare a raccontare e a portare anche attraverso delle testimonianze, quindi non ce lo raccontiamo tra di noi, quelle che sono, che rappresentano le tantissime opportunità di crescita professionale che le aziende che già hanno aderito alla certificazione di parità di genere possono dare proprio in termini di numeri, di percentuali. E io poi brevemente, non voglio entrare nei dettagli perché so che tecnicamente poi ci sarà un intervento dopo di me, però qualche numero significativo ve lo voglio dare. E una delle cose sulle quali ci stiamo concentrando anche grazie alle misure nuove che come assessore al lavoro stiamo pensando, stiamo rifinanziando, è proprio il tema della conciliazione tempo famiglia-lavoro, che sempre di più noi dobbiamo mettere a disposizione del nostro capitale umano femminile, quindi di chi ci aiuta a fare impresa, a portare valore all'interno delle nostre imprese. Qui Camera di Commercio è un luogo significativo, azzeccatissimo, perché? Perché prima il Presidente parlava di cambiamento culturale e il cambiamento culturale deve in primis partire e deve essere promosso con forza proprio dalle nostre imprese, non solo da chi già ha aderito e quindi ne è testimone, ma un cambiamento culturale che deve abbracciare tutte le imprese, grazie ai dati che noi abbiamo la fortuna di poter snocciolare, perché sappiamo benissimo che l'occupazione femminile non ha un impatto solo sul nostro sistema sociale importantissimo, ma ha una ricaduta importantissima anche su tutto il contesto economico. E noi come Regione Lombardia abbiamo voluto investire, perché per noi è un capitolo di investimento, 10 milioni di euro, pronti poi con i risultati che stiamo ottenendo anche a crederci ancora di più. Questo non ci spaventa assolutamente. Perché? Perché oggi, grazie a questa misura, uno dei numeri che subito voglio dare è che solo in Regione Lombardia, da quando è partita questa apertura importante, quindi da un po' di mesi, noi abbiamo già registrato più di 200 aziende che hanno aderito. Ma il dato che è sconfortante e che è di incertezza e sul quale dobbiamo assolutamente riflettere è che su tutto il resto del nostro paese Italia sono solo altre 154, e quindi questo ci deve interrogare, perché Regione Lombardia non può sempre essere solo la prevista e dare l'esempio e quella che ci crede sempre di più e fare da traino, perché se è un cambiamento culturale importante e quindi parliamo di un valore, vuol dire che ci dobbiamo credere un po' tutti insieme, e se noi ci crediamo mettendo a disposizione degli strumenti, allora lo devono fare anche gli altri, perché non è un valore solo lombardo questo, che ha una vocazione magari sicuramente più spinta sul il tema dell'impresa, dell'industria. La nostra provincia poi è la regina rispetto a tutte le altre, ma è un discorso che deve abbracciare un po' tutti. Nonostante questo, i dati Istat ci dicono che per quanto riguarda il tasso di occupazione femminile comunque è ancora inferiore rispetto a quello maschile. Su questo noi dobbiamo assolutamente lavorare, ma i dati che ci restituiscono sono che le imprese che sono riuscite a instaurare un clima di parità e di inclusione, chi ci ha creduto e chi continua a crederci, ha dei profitti superiori in media che vanno dal 25 al 35%, un tasso di innovazione superiore rispetto alle altre e una capacità di gestire quelli che sono i processi decisionali più alto, quasi al 30%. Tutto questo ci dice che noi portiamo un valore, che non è solo il dare la possibilità ad una donna di avere lo stesso livello di salario, quindi di retribuzione, di essere inserita e di perché la si aiuta nella conciliazione tempo casa famiglia lavoro, perché si deve occupare di un lavoro aggiuntivo che è quello dei figli, che è quello la cura delle persone anziane, o piuttosto che situazioni sociali che all'interno di ogni famiglia poi si possono verificare, ma sono i numeri, il valore che
noi restituiamo ad un'azienda in termini anche di ricadute economiche. E voglio raccontarvi brevemente quattro misure sulle quali io mi sto concentrando. Stiamo potenziando ancora di più quella che è la nostra misura Formare per Assumere, dove diamo la possibilità alle nostre aziende di assumere dei dipendenti sostenendo noi un corso di formazione. Questo vuol dire trasferire sempre di più conoscenze e capacità alla nostra impresa, e se lo fanno sulle donne l'incentivo è molto più alto. Presenteremo lunedì, e questa è un'anteprima assoluta, una nuovissima misura sui manager over 50 per la ricollocazione nel mondo del lavoro di una figura che ha una conoscenza e che esprime un valore importantissimo, che è la categoria dei nostri manager. E se il ricollocamento al centro ha una donna, anche qui l'incentivo è ancora più alto, e di questo voglio ringraziare al tavolo con i nostri partner e tutte le nostre espressioni, i nostri stakeholders, la consigliera Anna Maria Gandolfi, che gliel'ha spiegato in modo bresciano ma molto bene, e tutti hanno, e tutti hanno recepito con il pragmatismo bresciano senza beef. Stiamo sviluppando proprio in questi giorni una misura che prende un po' spunto dall'ultima legge della scorsa legislatura, sulla legge del caregiver, dove la percentuale più alta in assoluto è quella di donne, di mamme, che devono rinunciare alla loro passione, a un posto di lavoro, per occuparsi in modo particolare se sei caregiver di un bambino, di un figlio e quindi di un minore. E quindi stiamo valutando di portare avanti una misura che guarda che platea va a guardare, a sostenere. Va a sostenere quella platea soprattutto di donne che oggi sono occupate nel mondo del lavoro o part-time o con forme diverse, ma risultano inoccupate perché, nonostante lavorino, non raggiungono quella soglia che ti permette di non essere considerata una soglia di povertà. Perché? Uno dei primi punti che abbiamo messo come indicatori, perché si occupano di un disabile al domicilio, perché devono prendersi cura di un anziano, perché devono prendersi cura di un figlio, perché hanno una ricaduta sociale in famiglia che pesa su quella che può essere la sua passione e quindi il lavoro che possono portare avanti. Quindi un accesso diretto e più agevolato a tutte le nostre politiche attive del lavoro, con degli incentivi, dei sostegni, dei supporti che possono invece aiutarle a conciliare al meglio tutta la parte familiare, quindi di ulteriore carico lavorativo che hanno per la cura e la presa in carico di un proprio caro, ma che comunque vogliono e possono continuare a dare un contributo importante all'interno del mondo del lavoro. E raggiungere anche quella che è l'indipendenza economica, che tra l'altro sappiamo essere, mi permetto Simona di aggiungere, mi capita spesso di parlarne a livello giornalistico, uno dei punti cruciali per cui anche in quei fenomeni terribili a cui assistiamo purtroppo ormai giornalmente a livello di cronaca, per esempio violenza domestica o altro, sono uno dei motivi che fanno da deterrente per poi denunciare o fermare gli atti di violenza. Perché? Perché uno dei motivi è proprio la mancanza di dipendenza, cioè di indipendenza, scusate, la mancanza di indipendenza economica, e questo fa sì che le vittime in questo caso siano ancora più legate ai loro aguzzini. Ho aggiunto una cosa drammatica, però purtroppo riguarda il tessuto del mondo del lavoro. Infatti il mantenimento, ma soprattutto la qualità dell'occupazione, ha delle conseguenze negative, che non sono solo il non raggiungere l'indipendenza economica dalle donne, ma la qualità della vita delle nostre famiglie, che poi si riversa in termini sociali, certo, sulla famiglia e anche sul contesto sociale e anche sul contesto economico. Questo è quello che in modo molto breve noi come Regione Lombardia, come assessorato, stiamo portando avanti.
queste sono quattro misure che danno un po' il senso di come siamo determinati nel sostenere questa grande sfida della parità di genere all'interno del mondo del lavoro. E quindi essere qui davvero con tutte voi è una testimonianza importante, perché noi ci crediamo e arriveremo fino in fondo. Quindi grazie anche a chi poi interverrà dopo di noi con le proprie testimonianze. Grazie a Rosangela Donzelli, grazie infinite, la nostra consigliera di parità e il padrone di casa, grazie Presidente. Grazie a tutte voi. Grazie a te. Parola ad Anna Maria, appunto consigliera di parità regionale, Regione Lombardia. Presto, prego, Anna Maria Gandolfi. Grazie. Ho visto che gesticolavano perché bisogna avvicinarsi. Che così, stare così sarebbe bello comodo. Troppo. Sono l'unica ad avere il privilegio. Allora, sì, dall'altro. Perché è più distante da lì, qui è più vicino. Dunque, io sono felice di tornare a casa. È la casa delle associazioni, la Camera di Commercio, però è anche casa mia, è stata per 10 anni brevissimi della mia vita, dove mi sono fatta le ossa, dove mi hanno insegnato ad avere calma. Ecco, parliamo del 2000, appena insediato il Comitato Imprenditoria Femminile. Avere calma, che i progetti si potevano presentare, però bisognava rispettare l'iter, giustamente. Ovviamente noi del comitato, come quello di adesso, quello che pensiamo oggi lo vorremmo ieri, però devo dire che con il presidente Saccone questo sprint c'è stato, perché adesso nei bandi c'è questa quota, non quota panda, quota riservata alle donne, perché ci vuole sempre un incipit economico, perché le aziende prima di tutto comprendono se ci sono questi. E poi in contemporanea anche verificano e vedranno che la produzione, come prima diceva l'assessore, aumenta, perché si rendono conto che avere una donna collaboratrice, non dico che è più, è diverso che non avere un uomo. E la diversità, siamo tutti convinti, che fa aumentare le proprie competenze, il proprio inserimento e i propri profitti. L'azienda vede bene quando c'è l'aumento di profitto. Quindi grazie al lavoro che il Comitato Imprenditoria Femminile continua a fare, grazie alla Camera di Commercio, vedo lassù il dottor Ziletti, che ringrazio perché ci ha accompagnate per un certo periodo, sempre molto attento, e la dottoressa Vairano che... No, eccola, grazie. Consigliera di parità, 10 anni a Brescia, per seminare questo ruolo, che è un pubblico ufficiale, quindi vuol dire super partes. Devo dirvi che a Brescia era poco conosciuto. I 9 anni che ho fatto la provinciale, qualcosa ho seminato, perché bussavo. Non è sempre vero, busse ti sarà aperto. Bussavo, non veniva aperto, sfondavo le porte. Perché? Perché c'era bisogno di conoscere il ruolo, non per vedere un antagonista rispetto alle parti sociali o rispetto alle associazioni di categoria. Questo è un discorso che vale anche per la regione, ma perché bisogna vedere il ruolo della consigliera di parità. Si chiama consigliera, dà dei consigli, e se vengono seguiti nel rispetto della legge, amici come prima, e cerchiamo di mediare. Se non vengono seguiti e non c'è il rispetto della legge, purtroppo dobbiamo andare in giudizio. Dobbiamo andare in giudizio per tutelare chi? Anche qui per 9 anni ho detto lavoratori e lavoratrici. Perché le discriminazioni non avvengono solo sulle donne, vero? Il 98% dei casi che si presenta sono donne, vero che il 97,9% riguarda la maternità, però esistono anche uomini discriminati sul luogo di lavoro e vanno ascoltati anche questi. Quindi questo è il ruolo di tutte le consigliere di parità, e che io con il mio carattere
non dico altro, cerco di portare avanti a livello regionale. Ovviamente il lavoro si è quintuplicato perché sono, rispetto alle provinciali che seguono i casi singoli, noi seguiamo i casi collettivi. Siamo vittoriose di due recenti vittorie in tribunale, una che è durata 12 anni, quindi devo ringraziare chi mi ha preceduta, da Carolina alle altre consigliere, però riguardava le assistenti di volo che percepivano meno del congedo di maternità rispetto all'80% delle lavoratrici nelle imprese. 12 anni sono stati lunghi, ma sono arrivata io, mi hanno dato questa vittoria, quindi io devo dire grazie a Barbara Tomasi, che è qui, che è dello staff della consigliera, che se non avessi lei non potrei muovermi. E poi l'ultima recente, di un trasferimento, riguarda una SST, di un trasferimento di una lavoratrice madre che voleva raggiungere il marito che lavorava in un'altra città, non concesso, siamo andati in giudizio e l'abbiamo vinto. Non siamo ancora uscite sui giornali perché, Presidente, noi non vogliamo vincere per andare sui giornali e dire siamo state brave, noi vogliamo andare sui giornali per dare l'esempio di come, se si vuole perseguire un obiettivo, lo si deve poi raggiungere. Non andiamo in giudizio se non siamo certe che ci sia vittoria, anche perché sono soldi dello Stato, della Regione, non dello Stato, sono soldi della Regione, soldi pubblici che dobbiamo usare con parsimonia. Quindi detto questo, la certificazione parità di genere. Hai detto bene, Simona, condivido tutto quello che hai detto e soprattutto ti ringrazio e ti ringraziamo, Brescia ti ringrazia per tutte queste misure nuove che hai saputo apportare a soli 3 mesi da quando sei insediata, quindi vuol dire che sul pezzo ci sei stata da subito, e devo dire che rispetto a quel contributo di 10 milioni di euro dati da Regione Lombardia, notare che lo Stato ha messo 10 milioni di euro, forse ne ha neanche, forse 8, 9 mi pare, Barbara, capite subito il rapporto. Ma la Regione Lombardia non vuol dire noi siamo bravi, vuol dire c'è un'esigenza, dobbiamo rispondere, quello che diceva prima l'assessore. Allora, io l'ho portato a Roma a tutte le consigliere e alla nazionale, hanno voluto subito sapere il bando com'era costruito, eccetera. Ho detto c'è il link, andate a vedere Regione Lombardia bando, ecco, nessun'altra regione l'ha ancora, non 10 milioni, magari uno, magari due. Per aiutare chi? Le piccole imprese. Perché diceva bene il presidente Saccone, il tessuto bresciano è fatto, come tutta la nazione, di micro imprese. Io dico micro perché sono al di sotto dei 15 dipendenti. Io vengo dal mondo imprenditoriale, ma voi ci vedete un artigiano con 14, 10, 5 dipendenti fare la certificazione? No, no. Mi dice, ma no, cosa mi interessa? Non lo dico in bresciano perché sarebbe molto più incisivo, però no, allora bisogna far loro comprendere che c'è questo contributo, che è come il discorso che facevo prima, c'è il contributo, prova. Io l'ho detto a Roma, a tutte le consigliere, soprattutto alla nazionale, dobbiamo cercare di abbattere i costi perché le aziende che certificano e i certificatori costano. Per una microimpresa 10.000 euro, 12-15.000 euro, sono un botto, e ve lo dico io, che ho 7 dipendenti. Quindi dobbiamo far comprendere che, uno, c'è il bando, due, dopo, è un investimento. Questo verbo citato più volte dall'assessore, è un investimento. Tu fai un investimento su questa certificazione, vedrai che avrai il tuo ROI, il tuo ritorno, non nell'immediato ma nell'arco di 2, 3, 4 anni. Se poi hai una donna che assumi e ha competenze, vedrai che il ritorno ce l'hai, anche se ti sta a casa in maternità, perché comunque le persone sono valide. Certo, la sostituzione diventa a volte un problema, però la maternità, finché in Italia la maternità è un problema, parliamo di inverno di natalità. Oddio, è 20 anni che lo diciamo, quindi qualche cosa non ha funzionato bene nel welfare nazionale a Roma.
Quindi è lì dove poi dovremo incidere e dove dovremo unire le forze per far comprendere alla ministra Calderone, alla ministra Roccella che determinate azioni vanno fatte subito. Cosa c'entra? E chiudo, perché i 5 minuti stanno per scadere, se non sono già sforati. Che rapporto c'è tra le consigliere di parità e la certificazione parità di genere? Semplicissimo. Nella normativa c'è che le consigliere di parità, o i consiglieri, perché sapete, dicono sempre maschio e femmina, e le parti sociali sono chiamate a monitorare che le aziende mantengano i KPI dettati dalla certificazione. Ora, io non ho le competenze, non riuscirò mai a verificare se l'azienda XY mantiene i suoi KPI. Allora che faremo? Vi ricordo che tra i ruoli della consigliera regionale c'è anche la relazione sul rapporto biennale, che vi anticipo sarà il 6 luglio a Milano. È la prima relazione che presenteremo dopo 4 anni, mi pare, Barbara. Sì. Ecco. Sarà molto interessante vedere quante aziende hanno presentato il rapporto biennale. Sapete che la normativa è cambiata non più fino a 100, dopo i 100, ma dopo i 50 dipendenti. Allora, le consigliere di parità dovranno, nel caso mio, regionale, nostro, mio e di Valeria Gerla, che ringrazio perché è la mia supplente, ma che io chiamo collaboratrice, dal momento in cui ci capitassero dei casi di discriminazione, andiamo a verificare 2 cose. Uno, se ha presentato il rapporto biennale. Secondo, se ha presentato, fatto, seguito la certificazione parità di genere. Nel caso dei comuni, degli enti locali, degli enti pubblici, andremo a vedere il piano di azioni positive che per norma dovrebbero mandare alle consigliere di parità per una verifica che sia tutto a norma. Peccato che ci sono ancora tanti comuni che prima deliberano e poi mandano i piani di azioni positive. Allora qualche consigliera tosta dice no, te lo restituisco, tu adesso correggi questo e poi vai in giunta. Anche qui mi viene in mente il discorso commissioni, però lo dico, Barbara, perché siamo in una città dove a volte ci fanno tribulare. La consigliera di parità regionale verifica anche la compagine delle commissioni di concorso. Cosa succede di fronte a 3 soggetti componenti della commissione? Almeno uno deve essere donna. Poi c'è qualcuno che dice, ah, la legge sulle donne, la legge sulle donne. Se non ci fosse quella legge, non la metterebbero. E non la mettono neanche, perché arriva la delibera della direzione, dove nelle 3 compagini ci sono 3 uomini, ma sì, la donna c'è, fa la segretaria. Succede a Brescia? Non andiamo a Canicattì, succede a Brescia. Allora la consigliera che fa? Ti manda una diffida e tu devi correre ai ripari. E allora nomini una donna. Poi la scusa è non abbiamo donne in questo settore. A volte è vero, a volte non ci credo, allora indago di più. Quindi il nostro ruolo come consigliere di parità è questo. Di fronte a un caso di discriminazione andiamo a verificare se i parametri che hanno dichiarato di fare e di svolgere sono veramente seguiti. Grazie e buon lavoro. Grazie, grazie alla consigliera. E ora darei la parola a Rosangela Donzelli, presidente del Comitato Imprenditoria Femminile, Camera di Commercio di Brescia. Prego. Grazie, sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Che dire, dopo queste parole, insomma, no, non c'è molto scampo, attenti. Attenti a rispettare le donne, credo che possa essere il motto, ma insomma le donne, come potete constatare, si stanno facendo rispettare. Quel che ha sostanziato davvero il presidente, poi l'assessore e poi la consigliera di parità, davvero alimenta questo pensiero che stiamo facendo davvero un buon lavoro. Oggi a questo tavolo e le persone e i contenuti che hanno espresso, i progetti, la visione, compresa quella della Camera di Commercio, compresa quella dell'ingegner Saccone, seppur maschio, sebbene maschio, vanno tutte nello stesso verso. E questo davvero, non lo so, a noi donne del Comitato per l'Imprenditorialità Femminile davvero ci rincuora.
Perché? Fammi dire, certo. A proposito di parità di genere in Camera di Commercio, la giunta della Camera di Commercio, 4 donne e 4 uomini. Bene. In Camera di Commercio sono 3 dirigenti, 2 sono donne e 1 è uomo, sono addirittura in maggioranza. Quindi Camera di Commercio predica bene e razzola bene. E razzola bene, qui lo chiediamo poi alle colleghe. Davvero, la sensazione è proprio questa, di essere all'interno di un percorso culturale molto molto importante. E quando si dice cultura non si dice qualcosa di evanescente, di poco concreto, come avete potuto constatare. Stiamo parlando di imprese e di azioni a favore delle imprese. È chiaro che l'attenzione, nel nostro caso poi stamane, insomma, stante i contenuti della relazione, è precipua relativamente al tema genere femminile, ma stiamo parlando di imprese, stiamo parlando di sistema economico sociale di un territorio, e noi siamo un territorio fortunato, lo sappiamo perché il territorio fortunato, che è quello lombardo, mi sento di dire, insomma, di riconoscere, e quello bresciano lo è forse ancora di più, come dire, portiamo con noi non solo la dimensione imprenditoriale ma una forte dimensione che ci caratterizza di natura sociale. Anche in questo ambito credo che siamo unici, possiamo dircelo, insomma, per storia, per cultura, insomma, poi ci sarà occasione. Sono appunto Donzelli Rosangela, rappresento il Comitato per l'Imprenditorialità Femminile. Dice bene la consigliera di parità, nel 2000 è istituito, grazie, come, o meglio, scusate, 215, la legge che nel 91 istituisce questi comitati. Faccio un breve passaggio, perché a volte ce lo siamo chiesto anche in gruppo, a cosa servono questi comitati. Nei mesi, man mano, frequentandoli e conoscendoli, stiamo sempre più capendo il senso e il significato. E appunto, in ragione di un accordo stipulato tra Union Camere e il Ministro dell'Industria nel 2000, nascono anche, come dire, Anna Maria è stata la prima a presiederli, e per 10 anni lo ha fatto. Poi ci siamo via via succedute, e questo è il nostro ultimo pezzo di strada che stiamo facendo con la consigliera che poi conoscerete, Chiara Scalvini, che poi insomma sarà non a caso è uno dei nostri testimoni. Solo per dire che il comitato è composto da 11 donne, tutte imprenditrici, che rappresentano i diversi settori presenti appunto nella casa delle associazioni, quindi industria, agricoltura, io rappresento la cooperazione, ma abbiamo l'agricoltura, abbiamo i servizi, abbiamo il commercio, tutte le attività, non ultima, arrivata in questa ultima edizione, anche la rappresentanza delle parti sociali e dei liberi professionisti, quindi abbiamo una componente che ha anche questa dimensione, che non è una dimensione da poco, pensando alle imprese in senso lato, anche alle imprese individuali, personali. Solo un'ultima battuta per dire che a volte le leggi servono. Questa che ha istituito il comitato serve per portare la voce delle imprese, cioè delle donne che fanno imprese, all'interno delle istituzioni, e per lavorare con loro per poter man mano, come dire, avvicinare sempre di più la dimensione del chi può, cioè all'interno di un disegno costituzionale, governare alcuni processi, e chi, come dire, a partire dalle imprese, dalle attività che noi svolgiamo, può originarli, mi sento di dire. Quindi questo lavoro che noi stiamo facendo, accompagnando sicuramente le misure che la Camera di Commercio, grandi misure che sta facendo, e sono le scelte europee che poi man mano stanno diventando le scelte bresciane. E sto parlando del rapporto con la scuola e l'università, quindi alcune borse di studio per sostenere le materie STEM negli anni sono state messe in campo, ma in questo ultimo pezzo, ultimo finale di mandato, tenuto conto di quel che abbiamo attraversato, anche insomma, la pandemia, certo, ci ha sicuramente inibito alcune azioni, però alcune cose le stiamo facendo insieme, e alcune iniziative importanti bresciane, come Futura, che è una delle azioni importanti della Camera di Commercio, piuttosto che la Cittadella della Sostenibilità, alcuni temi come questo della parità di genere su cui insieme dobbiamo lavorare. Le imprenditrici bresciane sono pronte, voi ci state dando gli strumenti, e quindi avrete la nostra massima collaborazione. Grazie. Grazie, grazie a voi. Grazie. 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 Grazie.
chiami Barbara. E ora è arrivato il momento di entrare nel vivo, nello specifico del bando, quindi chiamerei Barbara Tommasi, responsabile delle misure di inclusione lavorativa, benessere organizzativo e pari opportunità, Regione Lombardia. Barbara, benvenuta. Grazie. Prego. Grazie. Io come sempre presento quello che fa Regione Lombardia e come mai siamo arrivate qui. Devo dire che l'assessore Tironi e la consigliera Gandolfi hanno un po', come dire, spoilerato, per cui hanno già detto molte cose. So che forse siamo anche un po' lunghi con i tempi, per cui cercherò di essere, come dire, sintetica. Ripetiamo quello che ci siamo già detti. L'occupazione femminile in Lombardia è al 60%, quindi una media estremamente alta rispetto al resto dell'Italia. Siamo un po' indietro rispetto all'Europa, ma non così tanto. Questi sono i dati di Istat che fanno vedere che l'occupazione si è riportata femminile, voglio dire, in Lombardia al livello del 2019, ma come è stato già anticipato, il divario occupazionale tra maschi e femmine è sempre di 14 punti. Cos'è importante rilevare? Che questi sono solamente alcuni dati. Non so come devo andare avanti, forse così? Perfetto. Quindi alcune considerazioni che abbiamo già fatto e da cui siamo partiti già da molti anni come Regione Lombardia, non è tanto una questione di quantità rispetto all'occupazione e all'occupabilità delle donne nella Regione Lombardia, sto parlando, ma proprio di qualità. Qualità che si vede da altri dati. Se incrociamo altri dati, noi possiamo dire che ci sono meno contratti stabili, più part-time, più contratti di tipo precario e anche gli ultimi dati ci dicono che se un contratto deve essere stabilizzato, quindi passare dal precario al contratto stabile, questo avviene nella maggior parte dei casi per gli uomini e non per le donne. Donne che hanno più contratti a part-time, trascuriamo quando parliamo di part-time involontario, quindi escludendo quello, ci sono donne che scelgono ancora oggi il contratto part-time per gestire quello che si diceva prima, i carichi di cura familiare, dove su questo ci terrei a fare un inciso, non riguarda solo i bambini 0-3, non è che quando il bambino ha compiuto 4 anni si fa da mangiare, lava, stira, si accudisce, si porta all'asilo, eccetera. Ma è un problema che riguarda anche gli adolescenti. Abbiamo tante famiglie che ci chiedono che ci rivelano, insomma, la necessità di essere più vicini, avere più tempo a disposizione o potersi gestire diversamente il tempo. Questo tipo di scelta influenza il reddito, per cui abbiamo un gap salariale che non è inteso solo come divario salariale tra uomo e donna per la stessa posizione, ma riguarda tutto quello che è anche un gap reddituale accessorio. Cioè, se non posso permettermi di fare gli straordinari perché mi devo occupare di altri o di fare trasferte via discorrendo, cerco di stringere, scusate se vi sembra che sto banalizzando, ma è per spiegare velocemente il concetto, ovviamente io avrò una capacità economica di tipo diverso. Questo vuol dire pensioni più povere. Leggevo ieri un articolo, anche una cosa molto interessante, che ha pubblicato Polis Lombardia sul benessere in ottica di genere, per cui è vero ancora che le donne vivono più a lungo degli uomini, ma non perfettamente in salute, mettiamola così, perché ha sempre avuto anche un doppio carico di lavoro spesso e questo sicuramente incide. Peraltro a fronte di una pensione, quindi di un reddito da pensione molto più basso e quindi minor capacità per, come dire, acquistare, certo, servizi di assistenza. E laddove si parla di denatalità, giustamente diceva la consigliera Gandolfi, noi ne parliamo da tempo, cioè non è che i bambini non si fanno nel 2023, non si fanno da così tanti anni, per cui noi abbiamo giovani adulti o adulti che in questo momento si trovano a dover accudire da soli, perché magari non hanno fratelli e sorelle con loro che possano condividere il carico di cura di genitori anziani, per non parlare ovviamente anche di eventuali parenti, di avere parenti disabili.
arriviamo all'ultimo punto, che è sì, meno lavoro, si dice e si è sempre detto, lavoro sul tema da ormai 20 anni, si diceva guardate i paesi del nord, più lavorano, più fanno figli. Sì, è vero, però come mai in Italia abbiamo il problema che meno lavoro e meno figli, perché se ho meno reddito non posso permettermi, mi costa fare un figlio o fare il secondo, e in Italia abbiamo anche il problema che però se faccio più figli o meno lavoro, perché alla nascita del secondo figlio noi abbiamo un tasso di dimissioni delle mamme molto elevato. Brevissime considerazioni queste, arrivo al punto di oggi così poi lascio la parola a chi presenterà il bando, perché Regione Lombardia ha deciso di investire su questo bando. L'idea è che il genere è trasversale, è più facile forse parlare dell'inclusione di persone disabili nel mondo del lavoro, è più facile parlare di inclusione delle persone straniere, è più facile parlare dell'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro piuttosto che adesso si parla di age management, quindi di una popolazione che lavora, che ha sicuramente più anni e possibilità di spendersi nel mercato del lavoro così. Benissimo, tutte queste che possiamo chiamare categorie sono attraversate dal genere, perché noi abbiamo donne disabili, donne straniere, donne giovani come donne più anziane. E quindi il vantaggio per un'azienda che in questo momento si trova, un vantaggio perché ha un contributo da parte di Regione, di utilizzare questo grimaldello, chiamiamolo così, di ripensare la propria organizzazione in ottica di genere, in realtà sta pensando a un'inclusione totale nella propria azienda della propria popolazione aziendale. Si parla di grandi dimissioni, di abbandono silenzioso, adesso lo dico in italiano perché mi piace poco il termine in inglese, stiamo parlando anzi adesso anche di abbandono per motivi di tipo valoriale, e la stiamo mettendo come se fossero concetti nuovi. Non è vero, le dimissioni ci sono state da sempre, il tentativo di cambiare posto di lavoro c'è da sempre, in questo momento ci sono un pochino più di opportunità, di aziende che si stanno muovendo e si sono mosse per tempo con innovazione organizzativa, flessibilità degli orari, welfare aziendale e via discorrendo. Quello che vogliamo fare è aiutare le aziende a certificarsi, sicuramente, visto che abbiamo questa occasione con la nuova legge dello Stato, e a ripensare la propria organizzazione in termini di diversità e di inclusione, perché sappia due cose. La prima, che come è stato detto prima, valorizzare le differenze è un vantaggio competitivo per l'azienda, perché le aziende si rivolgono a persone diverse e quindi avere persone diverse all'interno permette loro di capire da che parte andare, qual è anche la mission dell'azienda e su cosa puntare, quindi parliamo proprio economicamente. L'altro concetto, se proprio dobbiamo andare terra a terra, sappiamo che sono previste premialità e saranno previste sempre di più premialità nei bandi di partecipazione, non solo di quelle gare PNRR ma anche su altri fondi, per quindi acquisire un punteggio maggiore per vincere le cosiddette gare. E speriamo adesso, vediamo come verrà applicato il nuovo codice dei contratti su questo tema, ma in questo momento storico le aziende possono contare anche di uno sgravio contributivo. Quindi io mi auguro e mi aspetto, visto che tiravamo un po' per la giacchetta il governo poco fa, che questa sia la direzione. E quindi quello che posso dire alle aziende in Lombardia: avete questo vantaggio, avete la possibilità di accedere alla certificazione con un contributo economico. Attenzione che forse siete un po' più furbe se lo fate subito, perché se la direzione è quella, il vantaggio arriverà presto. Grazie, grazie Barbara Tommasi. Ora la parola a Carla Ingoglia, Funzione, Sviluppo e Gestione Bandi, Union Camere Lombardia. Prego Carla. Buongiorno, adesso tocca a me, grazie, e tocca a me nell'illustrarvi brevemente il bando che siamo stati chiamati a gestire nell'ambito delle funzioni che ci sono state date in delega come organismo intermedio per la gestione dei fondi europei. Nello specifico questo è un bando che si colloca nei fondi FSE e nel Fondo Sociale Europeo, insieme agli altri due che sono già stati peraltro nominati, ovvero Formare per Assumere, Formazione Continua, che gestiamo anche noi.
Allora, faccio una carrellata veloce per raccontarvi appunto in che cosa consiste il bando, ma ce lo siamo detto già, cioè è orientato a portare le imprese alla certificazione di genere. E lo fa nell'ambito appunto di questa della misura del Fondo Sociale Europeo. Vi lascio leggere, come dico sempre, perché appunto evito di perdere tempo, ma comunque nell'ambito della priorità sull'occupazione, come peraltro anche le altre due misure di cui vi parlavo prima. Allora, l'obiettivo del bando è molto semplice e molto chiaro: sostenere le micro, piccole e medie imprese nel percorso di ottenimento e il conseguimento della certificazione. Come farlo? Attraverso, chi è rivolto, i soggetti che sono beneficiari di questa misura sono appunto le micro, piccole e medie imprese, così come riconosciute dal regolamento europeo 651/2014, che devono avere determinate caratteristiche più formali che altro, perché i settori a cui si rivolge questo bando è assolutamente trasversale, quindi non c'è differenza sul settore di attività, ma devono avere delle caratteristiche appunto, dei requisiti formali, cioè quello di essere iscritti alla Camera di Commercio, al registro imprese delle Camere di Commercio, o essere titolari di partita IVA, e come sapete non hanno l'obbligo di iscrizione alla Camera. Avere almeno un dipendente in pianta organica, e avere una sede con dipendenti in Regione Lombardia, è qui che si applica poi, è per quella sede che viene chiesto, il contributo, e avere tutta una serie di altri requisiti obbligatori e formali appunto che sono abbastanza anche trasversali rispetto a tutti i bandi che ci troviamo a gestire. Il bando consta di due linee di finanziamento. La linea di finanziamento A è la B. La B è la principale, perché ovviamente è quella che è obbligatoria da scegliere, perché appunto il bando finanzia i costi per la certificazione. Ma proprio perché è un percorso nuovo, è una misura nuova, quella della norma sulla certificazione di genere, si è deciso anche di associare un'altra linea di finanziamento che prevede di accompagnare appunto i costi, di sostenere i costi delle imprese che decidono di rivolgersi a un soggetto appunto a un consulente esterno, a un soggetto specializzato nell'accompagnamento appunto dell'impresa a percorrere questo percorso e quindi arrivare poi alla certificazione. La dotazione finanziaria di questo bando complessiva è di 10 milioni di euro, come già è stato detto, suddivisa nelle due linee, 4 milioni per la linea A e 6 milioni per la linea B. Come vi dicevo, è possibile richiedere, partecipare al bando solo per la linea B, quindi dedicato a quelle imprese che già hanno intrapreso un percorso e che quindi sono pronte all'ultimo passaggio, cioè quello di ricevere un audit esterno da parte di un ente certificato e ottenere quindi la certificazione. Altre invece che appunto ancora un po' più indietro nel percorso hanno necessità di arrivare a questo obiettivo attraverso un processo di accompagnamento. Il bando prevede che finanzia nuovi processi di certificazione e quindi finanzia quelle imprese che devono iniziare tutto da zero sostanzialmente, quindi i costi sono ammessi, se tutti i costi, i contratti, tutte le attività connesse sono ammesse se realizzate dal momento della concessione del contributo, e le imprese hanno tempo 180 giorni per raggiungere questo obiettivo e altri 30 giorni poi accessori per la presentazione della rendicontazione e la richiesta di liquidazione. Per entrambe le linee è importante questo aspetto delle tempistiche, proprio perché è una delle domande che ci vengono poste che ci sono state poste in questo periodo. Quindi le nuove certificazioni, chi ha già ottenuto la certificazione e vuole finanziare, coprire i costi, non può accedere a questo bando perché ha già realizzato tutto il percorso prima dell'eventuale concessione. In ogni caso
Il contributo non potrà superare in fase di, poi, di liquidazione l'80% delle spese ammissibili. Questo lo dico perché il voucher ha un importo fisso ed è un importo fisso per la linea A e per la linea B in funzione della fascia del numero di dipendenti, per cui la richiesta, la partecipazione viene fatta è obbligata sull'importo massimo del voucher riconoscibile in funzione appunto del numero dei dipendenti. Solo in sede di rendicontazione si andrà eventualmente a modulare la parte del contributo riconosciuto in base alle spese effettivamente sostenute. Ovviamente il contributo non potrà avere l'importo superiore al voucher che è stato assegnato in fase di, concessione. L'importante quindi per proseguire nell'esposizione è come vengono conteggiati i dipendenti. Intanto, e questo il bando lo dice chiaramente, cosa è incluso, cosa è escluso, per cui quello che chiediamo, alle imprese chiediamo è quello di conteggiare correttamente quanti sono i dipendenti della sede di impresa per la quale, se in caso di più, ovviamente di più sedi, per la quale viene richiesta la certificazione. Questo è un dato che noi riusciamo a comunque sono tutti dati e informazioni che noi verifichiamo in sede di istruttoria, formale, quando la domanda ci viene presentata. Diciamo che ad oggi abbiamo incontrato pochissimi casi di disallineamento fra i dati dichiarati dalle impresa e i dati che abbiamo al registro delle imprese, che come sapete sono dati, un flusso di informazioni che proviene direttamente dall'INPS, quindi sono dati, l'ultima dichiarazione INPS è l'ultima dichiarazione che noi come registro imprese abbiamo a disposizione, e ci sono capitati veramente forse un paio di casi di discordanza fra queste informazioni. Molto importante invece un altro aspetto, quindi quelli sono aspetti più formali, questi sono invece aspetti un po' più di merito, un po' più di contenuto rispetto alla rispetto alla domanda, in particolar modo l'aspetto su cui ci soffermiamo un po' di più in termini di istruttoria è la linea dedicata ai servizi di accompagnamento. Il bando, come penso avrete già visto, punta molto su questo aspetto, cioè sulle competenze della figura professionale, della figura consulenziale che l'impresa decide di intercettare, di incaricare per l'accompagnamento alla certificazione. Il bando prevede, proprio basato sulla scelta di non voler fare un albo, un elenco dei consulenti, ma di lasciare libera l'impresa di scegliere la figura che ritenesse più opportuna, purché però questa figura, questa società di consulenza avesse delle caratteristiche adeguate per fare questo lavoro. E quindi, sostanzialmente la società di consulenza scelta dall'impresa per l'accompagnamento alla certificazione deve possedere dei requisiti di competenza che noi verifichiamo attraverso la stipula di questo consulente di almeno 3 contratti nel triennio precedente alla data di presentazione della domanda. Per attività coerenti con il bando, quindi non attività di comunicazione generiche sulla parità di genere, ma accompagnamento di altre imprese in percorsi di valutazione del proprio assetto interno rispetto ai temi della parità di genere, quindi un po' per valorizzare, per fare in modo che le imprese vengano accompagnate appunto da soggetti preparati e non da improvvisati, e quindi per qualificare questo aspetto. Cosa diversa invece è, ed è un aspetto che noi abbiamo cercato anche di puntualizzare in diverse FAQ che trovate disponibili sul nostro sito. Cosa diversa invece sulla linea B, l'ente di certificazione che certifica in base alla prassi di riferimento è definito, c'è un elenco pubblico sul sito di Accredia ed è a quello che si fa riferimento. Adesso l'ultimo dato che mi risulta è di una ventina di enti di certificazione, a meno che non siano aumentati negli ultimi giorni, ma sono circa 20 gli enti accreditati per certificare questa norma, quindi quello, la scelta è ovviamente obbligata.
Il bando è già aperto dal 1° febbraio e starà aperto fino al 13 dicembre 2024 da bando, salvo esaurimento della dotazione finanziaria. Le domande vanno presentate sul sistema informativo della piattaforma di Regione Lombardia, che è Bandi Online. Vi do un aggiornamento proprio di questi giorni, anzi proprio di oggi, o meglio di ieri. Abbiamo pubblicato il secondo provvedimento di concessione e quindi per un totale di 95 imprese ammesse al momento su circa 220, se non sbaglio, domande presentate. Di queste 95 imprese ammesse, 15 in totale sono imprese bresciane, in particolare 5 con il primo provvedimento e 9 con questo secondo provvedimento che è stato approvato, che è già disponibile sul nostro sito e che verrà notificato alle imprese interessate in questi giorni telematicamente. La fase di registrazione, questo vado molto velocemente perché è tutte informazioni che trovate, che è opportuno andare a guardare poi passo per passo, ma sapete che tutta la procedura online e anche la richiesta peraltro e tutta la modulistica che trovate disponibile sul bando, allegata al bando, in realtà è una modulistica che si genera telematicamente, quindi la procedura è interamente telematica, così come è telematico anche il pagamento del bollo laddove dovuto tramite il servizio Pago PA, quindi non si scappa, da lì bisogna passare e non accettiamo nulla che arrivi con altre modalità. È telematica anche la richiesta di integrazioni, quindi è tutto tracciato, è tutto sulla piattaforma. Al momento stiamo serratamente procedendo con la fase di istruttoria e andremo con il terzo provvedimento il mese prossimo a giugno. Quindi abbiamo una scadenza dettata dal bando di provvedimenti mensili e stiamo al passo, salvo le integrazioni che ovviamente interrompono i tempi del procedimento. Come vi dicevo prima, una volta concesso il contributo, l'impresa può attivare tutti i contratti, farsi emettere le fatture e entro 180 giorni ottenere il certificato da parte dell'ente che andrà a individuare. Nei 30 giorni successivi, quindi questi sono tempi massimi, poi ovvio che chi finisce prima, la piattaforma le può presentare quando sarà disponibile la procedura di rendicontazione, potrà rendicontare e chiedere la liquidazione del contributo. Basta, io direi che, anzi forse sono andata lasciamo oltre alla fine e lasciamo delle domande perché ne riceviamo tante. Delle domande perché sono indicazioni prettamente tecniche, grazie a Carla Ingoglia. E ora invece apriamo l'intervento formativo a cura di Guido Cecchini. Prego Guido, HR and Legal Manager and Gender Equality Advisor. Prego. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, è un piacere anche oggi essere qui presente in questo ulteriore evento organizzato da Regione Lombardia e Union Camere. Il mio compito oggi sarà quello di andare un po' più nel tecnico, quindi abbiamo 40 minuti, quindi mettetevi comodi, e l'obiettivo sarà quello di raccontarvi in maniera, spero, agile e semplice, che cos'è la certificazione per la parità di genere. Quindi andiamo verticalmente in un tema di cui abbiamo parlato, chi mi ha preceduto ha parlato, adesso vediamo che cos'è, come si ottiene e qual è il percorso che le aziende possono intraprendere per avvicinarsi a questo argomento. Consentitemi di accreditarmi, mi occupo di risorse umane da oltre un decennio ormai, e da ultimo per Fiabilis, che è la società per la quale lavoro, stiamo seguendo dalla primissima ora le aziende che intendono seguire questo percorso, quindi seguiamo quella parte che la dottoressa Ingoglia, che mi ha preceduto, fa parte della linea A, quindi quell'accompagnamento che poi serve per ottenere la certificazione da parte di un ente esterno. Vi dicevo, parliamone in maniera semplice. L'obiettivo di oggi è quello, lo dividiamo in due momenti.
una prima parte un po' più divulgativa, diciamo così, sul concetto della parità di genere, sull'istituto della certificazione della parità di genere, sulle sue caratteristiche e sulle prerogative per ottenerlo. E poi andiamo, così come previsto dal ciclo di eventi, verticalmente su una delle sei aree di osservazione sulle quali si misura, o meglio, la prassi di riferimento per la certificazione della parità di genere misura la maturità delle organizzazioni che intendono certificarsi. Quindi oggi vedremo con un focus molto verticale solo una delle parti, ma prima faremo un cappello introduttivo che aiuterà a metterci in contesto. Parliamo di parità di genere perché è evidente che scontiamo un ritardo mostruoso, come ci è stato detto, però vi chiedo la cortesia di seguirmi in un approccio a tratti poco romantico, cioè io oggi sarò molto concreto, quindi se alcuni aspetti che hanno un'importanza e un valore abbastanza aulico, diciamo così, li tratterò in maniera molto pragmatica. Non lo faccio perché bistratto l'argomento, ma perché oggi l'obiettivo è quello di andare nel pratico. Parliamo, dicevo, di parità di genere perché oggi scontiamo un ritardo mostruoso. Nessun paese, secondo il rapporto del World Economic Forum del 2022, ha colmato il divario di genere. L'Italia su 156 paesi si posiziona al 63esimo posto e questo contesto evidentemente impone alle istituzioni una riflessione. Nel marzo del 2020 l'Unione Europea ha predisposto la strategia per la parità di genere 2020-2025. All'interno di questa strategia menziono sempre un istituto che prende il nome di Gender Impact Assessment, che ha una peculiarità e che ci restituisce un po' la misura di qual è l'obiettivo, qual è la metodologia che anche le istituzioni vogliono avere rispetto a questo argomento. Il GIA ha il compito di misurare, in termini di assessment appunto, preliminarmente che tutte le iniziative che nulla hanno a che fare con la parità di genere, quindi iniziative legislative di tipo economico, industriale, culturale, societario, qual è l'impatto che questa iniziativa provoca in termini di superamento del divario di genere. Quindi se c'è un impatto positivo e se questa iniziativa sta andando quindi in quella direzione, che è la direzione giusta secondo l'Unione Europea. Nel luglio del 2021 l'Italia si accoda all'Unione Europea e predispone la strategia nazionale sulla parità di genere 2021-2022. Qual è la caratteristica di entrambi i documenti normativi? È che le istituzioni comprendono che se da un lato loro hanno le carte in regola per occuparsi dell'argomento dal punto di vista culturale, politico, sociale, hanno bisogno di alleati per affrontare questo argomento dove la disparità di genere si consuma, cioè nelle aziende, nelle organizzazioni, e chiamano le organizzazioni ad essere loro alleate, e la principale produzione legislativa, diciamo così, che va in questa direzione è la legge Bonetti, la 162 del 2021, che tra le altre cose introduce la certificazione per la parità di genere e individua una serie di premialità connesse all'ottenimento di questa certificazione. Sgombriamo il campo da un equivoco. Esistevano già enti, associazioni e organismi che rilasciavano certificazioni, bollini, in grado di attestare l'impegno delle organizzazioni in questo senso. Tuttavia, con un decreto dell'aprile del 2022, il Ministero delle Pari Opportunità ha chiarito che l'unica certificazione valida a norma della legge 162 è quella conseguita ai sensi della prassi di riferimento 125 del 2022. Quindi questo vuol dire che al netto del valore indiscusso delle certificazioni diverse da quella di cui parliamo oggi, l'unica certificazione che attiva le premialità di cui adesso parliamo della legge 162 del 2021 è quella ottenuta ai sensi della prassi di riferimento 125. Che cos'è una prassi di riferimento? Quindi capiamo qual è il documento che abbiamo di fronte.
è un documento che introduce delle prescrizioni tecniche relative ad un determinato settore quando non esiste ancora una norma UNI a copertura della materia. UNI è l'ente di normazione italiano che con le sue norme ci dice come un prodotto deve essere confezionato, come un servizio viene reso a regola d'arte, come un processo è un processo qualitativo. Lo fa attraverso delle norme. Quando un argomento non ha ancora una norma, perché magari si affaccia al panorama della normazione UNI, è un tavolo tecnico di specialisti e di esperti che scrive la prima norma, che ancora non è una norma, è una prassi di riferimento. Quella prassi di riferimento comincia a vivere di vita propria e entro 5 anni deve essere convertita in una norma. Quindi questo per comprendere dal punto di vista tecnico qual è il documento che abbiamo di fronte. Questa prassi di riferimento introduce un sistema di gestione. Chi ha familiarità con sistemi di gestione sulla qualità dei processi 9001, sulla sicurezza delle informazioni 27001, comprende già più o meno qual è il lavoro da fare, ma prima di addentrarci nel lavoro diciamo qual è lo scopo del sistema di gestione, che è costituito da un insieme di regole e procedure che un'organizzazione adotta per raggiungere un obiettivo. L'obiettivo della prassi di riferimento 125 del 2022 è il superamento del divario di genere in ambito lavorativo. Quindi l'obiettivo è quello di mettere in piedi un sistema organico in grado di superare progressivamente il divario di genere all'interno del contesto lavorativo. Chi certifica la sussistenza dei requisiti del sistema di gestione, quindi chi è che ci dice se quel sistema di gestione è certificabile? Solo organismi di certificazione accreditati presso Accredia. Quindi la dottoressa Ingoia diceva che più o meno oggi ce ne sono una ventina, effettivamente sono poco superiori ai 20, che hanno diciamo, la possibilità e hanno la prerogativa di poter accreditare questo schema di certificazione, e l'elenco completo di questi organismi è disponibile sul sito di Accredia. Abbiamo visto che cos'è una prassi di gestione, una prassi di riferimento. Vediamo che cosa ci chiede la prassi di riferimento 125. La prassi di riferimento in questione definisce un sistema per la verifica di un insieme di indicatori prestazionali che nella norma vengono frequentemente denominati KPI, che sono tanto quantitativi tanto qualitativi, riferiti a 6 aree di osservazione. Quindi l'organizzazione che vuole misurarsi con questa certificazione dovrà individuare al proprio interno, misurarsi con questi diversi indicatori prestazionali relativi a 6 diverse aree di osservazione che, secondo gli specialisti che hanno scritto questa norma, sono state sintetizzate nelle aree dove tra virgolette si consuma il divario di genere, o comunque le aree che devono essere investigate. In totale gli indicatori sono 33 e ognuna di queste aree ha un peso specifico, e la certificazione si ottiene al raggiungimento di uno score minimo del 60%. Faccio una brevissima digressione, ma che ci serve a comprendere come si raggiunge questo 60%, e lo faccio attraverso un esempio. Ogni area abbiamo detto che ha un peso specifico, immaginiamo, è un esempio, non corrisponde al vero, immaginiamo che l'area opportunità di crescita, che è quella che vediamo oggi, semplificando, immaginiamo che abbia 4 indicatori prestazionali, ognuno di questi indicatori ha un punteggio, immaginiamo che ognuna abbia un punteggio di 25, quindi in totale l'area mette in palio 100 punti, ok? Questo vuol dire che quell'area che pesa il 20% sul 100 totale, se io di quell'area ottengo, quindi centro, soltanto 2 di quei 4 KPI, ho collezionato 50 punti, che è la metà del 20% totale, quindi nell'ottica totale sul 100% io sono già al primo 10%, che è la metà del 20%, appunto. Quindi è così che si calcola il punteggio per arrivare allo score minimo del 60%.
Abbiamo detto che ci sono 33 KPI, ma non tutte le organizzazioni devono misurarsi con ognuno di questi KPI, perché ovviamente la norma ha previsto delle semplificazioni per le imprese più piccole. E in particolare per le micro vi posso dire che gli indicatori, per intenderci, sono 8, quindi molti pochi rispetto ai 33 totali. Per le piccole vado a memoria, ma mi pare siano 13, mentre per le medie e per le grandi, quindi da 50 dipendenti in su, si applica la quasi totalità dei 33, sono circa una trentina, perché alcuni sono specifici solo per le piccole e per le micro. Come ci avviciniamo a questo percorso? Il primo punto, dovendo misurarci con degli indicatori prestazionali, il primo punto è comprendere qual è il livello di maturità iniziale. E su questo aspetto la cosa che sempre si scopre è che nessuna organizzazione parte da zero, perché è frequente, anzi quasi sempre, ci sono delle iniziative che, al di fuori di una logica sistemica, sono state già adottate dall'organizzazione, appunto al di fuori dell'obiettivo certificazione per la parità di genere. E faccio degli esempi: sullo smart working, su piani di incentivazione o premi di risultato, misure a sostegno della genitorialità o eventuali segnalazioni legate al whistleblowing, su quale aspetto ci sarebbe tanto da dire, ma andiamo velocemente. L'altra ipotesi che suggerisce di essere già ad un punto di partenza abbastanza avanzato è l'adozione presso quell'organizzazione di altri sistemi di gestione certificati, in particolare quello sulla qualità dei processi che menzionavo prima, rispondente alla ISO 9001, così come la SA 8000, che è quella sulla responsabilità sociale d'impresa, o la ISO 30415, che non è particolarmente, diciamo, non è adottata in una numerica significativa in Italia, ma ha a che fare a livello europeo con la diversity and inclusion. Quindi questo è importante perché comprendere il proprio livello di maturità ci consente di capire, in termini di gap analisi, qual è lo sforzo che ci serve, non per raggiungere il 100%, ma per raggiungere il 60%, che è lo score minimo. E qui mantengo la promessa di rimanere sul pratico. È evidente che l'obiettivo è quello di superare progressivamente il divario di genere, ma la certificazione si ottiene all'ottenimento del 60%. Dello score minimo, come score minimo del 60%. Questo vuol dire che le organizzazioni possono, anzi devono, inserirsi in un percorso di miglioramento che rende accettabile al primo anno un punteggio vicino al 60%, perché la norma stessa impone all'organizzazione, adesso ne vedremo degli esempi, impone un miglioramento anno su anno. Quindi l'aspettativa è che partire da un 60% è normale, per poi avvicinarsi progressivamente a uno score sempre più prossimo al 100% e così partecipare, contribuire al progressivo superamento del divario di genere. Un percorso virtuoso quindi è: misuro il mio livello di maturità iniziale, capisco qual è il delta e su quale azioni mi devo concentrare per avvicinarmi velocemente, in base a quella che è la mia strategia, al 60%, implemento il mio sistema di gestione, quindi metto in piedi tutte quelle iniziative, quelle procedure, quelle evidenze, quelle politiche che mi consentono di lavorare su quelle 6 diverse aree d'osservazione, e poi, essendo un sistema di gestione, faccio un audit interno. Quindi prima di andare dall'organismo di certificazione che mi dà il bollino, io vado a verificare preliminarmente qual è l'approdo al quale sono arrivato dopo il mio percorso di implementazione, e solo allora, se è sufficiente, vado dall'organismo di certificazione. Una volta che abbiamo ottenuto la certificazione, 2 informazioni secondo me importanti. Bisogna considerare che la certificazione dura 36 mesi e sono previste due momenti intermedi che prendono il nome di audit di mantenimento, uno dopo i primi 12 mesi, uno al 24esimo mese, per poi avere il rinnovo al 36esimo mese.
L'audit di prima certificazione è più lungo, è più corposo, gli audit di mantenimento sono appunto di solo mantenimento e quindi sono semplificati, diciamo così. Dal momento in cui ottengo la certificazione si attivano tutte le mie premialità. Le premialità abbiamo detto essere alcune legate alla partecipazione a bandi pubblici, aspetto su quale non mi dilungo perché c'è un po' di bagarre sul tema, ma diciamo che è ancora esistente questa previsione di legge. E l'altro invece, del quale parlo con cognizione di causa, è l'ottenimento di uno sgravio contributivo pari all'1% del proprio costo del lavoro, diciamo così. Quindi dal momento in cui ottengo la certificazione e per tutto il triennio successivo io ottengo uno sgravio contributivo pari all'1% del mio costo del lavoro. Lo sgravio è su base mensile, ma adesso non voglio andare nel tecnico, sul totale fatto 12 mesi sull'anno è dell'1%. C'è una dotazione finanziaria sia per il 2022 che è rimasta non completamente, diciamo c'è stato un disavanzo, un avanzo scusatemi, mentre sul 2023 sono previsti anche sul 2023 50 milioni di euro che ad oggi sono disponibili ancora. La norma non è strutturale, nel senso che sul 2024 non c'è ancora la dotazione finanziaria, ma diciamo per decreto è auspicabile e in realtà ce lo possiamo aspettare che ogni anno ci sarà una dotazione finanziaria, seppur non in misura diciamo pari all'anno precedente. Abbiamo visto la parte iniziale, no? Quindi il primo cappello introduttivo che ci introduce al nostro focus. Quindi dopo aver capito che cos'è la certificazione e seppur in breve qual è il percorso per ottenerla, ci concentriamo su una di quelle sei aree di osservazione e l'appuntamento di oggi ci fa approdare all'area opportunità di crescita ed inclusione delle donne in azienda, che è la quarta ed ha lo scopo, la finalità di misurare il livello di maturità delle organizzazioni in relazione all'accesso neutrale dei generi ai percorsi di carriera e di crescita interna e la relativa accelerazione. Su questo punto metto un asterisco perché poi ci torniamo. La caratteristica di quest'area è che raccoglie solo indicatori quantitativi. Ho lasciato la differenza tra quantitativo e qualitativo a questa slide perché qual è la differenza? Il KPI, l'indicatore prestazionale qualitativo, mi impone di rispondere ad una domanda sì, no, ce l'ho, non ce l'ho. Quindi hai la procedura che prende in esame il modo in cui gestisci le risorse umane dal punto di vista della selezione e dell'onboarding? Sì, no. E l'evidenza è la procedura, evidentemente. Mentre KPI quantitativi, su quelli c'è anche lì molto, molto pragmaticità, perché bisogna tirar fuori i dati. I KPI quantitativi impongono di estrarre una reportistica e vedere se il dato che tiro fuori è in linea col criterio di misurazione della norma oppure no. Il peso dell'area è il 20% rispetto al 100% totale e gli indicatori attinenti a quest'area sono 7. Vediamo il primo. Da qui in avanti, metodologicamente, l'impostazione è quella di indicarvi tutti gli indicatori, raccontarveli e dirvi in apertura quell'indicatore a chi si applica dal punto di vista del cluster aziendale e, questo importa poco, ma cominciate a comprendere un po' qual è il peso che ogni indicatore ha, qual è il punteggio che la norma attribuisce a questo specifico indicatore. Quindi il primo, che è sintetizzabile nella percentuale di donne in organico, si applica alle aziende del cluster 1 e 2, quindi alle micro e alle piccole. Sotto i 40, fino a 49 dipendenti devono misurarsi con questo indicatore. Qual è l'indicatore? Qual è il dato che dobbiamo estrarre? È la percentuale di donne nell'organizzazione rispetto alla totalità dell'organico. Quindi prendo tutto il mio organico, prendo il mio headcount, e adesso vediamo come si calcola, e
Il KPI si considera raggiunto quando si registra una differenza in aumento pari ad almeno 10 punti percentuali rispetto al valore del biennio precedente fino al raggiungimento della parità. Quindi abbiamo due indicazioni. Devo misurarmi con il biennio precedente, devo avere un aumento di almeno il 10% rispetto al biennio precedente, quindi è un indicatore mobile, quello di partenza, di benchmark, fino al raggiungimento della parità. Quindi si evince il concetto di miglioramento continuo e mi fermo, tra virgolette, mi fermo nel momento in cui raggiungo la parità 50%-50%. Facciamo un esempio. Se il biennio precedente misuro l'headcount in una media 30%, il valore di quest'anno si attesta al 40%, sono a posto. Se il valore si attesta al 38%, evidentemente non lo sono. Come conteggio il mio organico? Conteggio dentro anche somministrazione stage, perché Accredia, che adesso vediamo da qui in avanti, quando cito Accredia è perché quando si parla di norme o prassi di riferimento, Accredia fa un po' la funzione della Corte di Cassazione, no? Cioè se c'è da interpretare ce lo dice lei come si fa. E quindi Accredia ha chiarito che nell'headcount ci finiscono dentro anche le somministrazioni e anche gli stage, mentre non vengono conteggiati i contratti di collaborazione seppur continuativa, quindi tutte le partite IVA per intenderci restano fuori, e il conteggio viene fatto per testa e non in ULA, quindi viene fatto anche i part time, contano uno. Un aspetto molto importante che restituisce un po' l'immagine e la ratio che questa prassi di riferimento vuole avere nel contesto sociale e culturale attuale, qual è? È che sempre Accredia ha risposto ad una domanda ben posta e molto interessante. La domanda era questa: ma se io mi devo misurare col biennio precedente ed è il mio primo anno di certificazione, qual è il mio benchmark se non ho fatto la misurazione sul biennio precedente? Accredia, nello spirito della norma, ha detto: è ammesso per il primo anno un punteggio entry level, quindi posso autoattribuirmi sulla fiducia, consentitemi, questo punteggio, a condizione che l'organizzazione dia dimostrazione di aver implementato un sistema di gestione grazie al quale ci sono iniziative concrete in funzione delle quali può esserci un cambiamento a partire dall'anno successivo. Questo è molto importante per, lo dico adesso e non lo dico più, per riprendere un argomento di quello della dottoressa Tomasi. Prima ci diceva: è furbo chi lo fa prima. È furbo chi lo fa prima, è vero per la parte di finanziamenti, per la parte di premialità, ma è furbo chi lo fa prima perché la prassi di riferimento non ci impone un livello di maturità alto già da subito, ma questa è la dimostrazione che premia chi si introduce nel percorso, non chi è già bravo prima di partire. Passiamo al secondo indicatore, che è praticamente uguale al primo con una misurazione diversa. Perché uguale al primo con una misurazione diversa? Perché si applica a una fascia, alle organizzazioni appartenenti ad un diverso cluster, quindi alle aziende medie e grandi, da 50 dipendenti in su. Punteggio anche qui sono 25 punti e l'indicatore è la percentuale di donne nell'organizzazione rispetto alla totalità dell'organico, rispetto al benchmark dell'industria di riferimento. Qui introduciamo un argomento nuovo, che è l'industria di riferimento, che, semplificando al massimo, è un prospetto presente come allegato all'interno della prassi di riferimento, nell'ambito del quale la prassi di riferimento ha sintetizzato i vari codici Ateco all'interno di macro gruppi, che ha individuato appunto come industrie di riferimento e ha calcolato per quei macro gruppi i valori medi relativi all'ultima misurazione fatta dall'Istat.
Per le aziende medio e grandi, quindi da 50 dipendenti in su, quel valore di benchmark di partenza è il nostro punto di riferimento. Qual è il mio obiettivo, il mio criterio di misurazione? Quando il KPI viene centrato, se registro una differenza pari almeno più 10 punti percentuali rispetto al valore medio dell'industria di appartenenza e comunque in crescita anno su anno fino al raggiungimento della parità. Anche qui due passaggi. Uno, almeno il più 10% sul valore della industria di riferimento, e due, in crescita anno su anno. Quindi l'anno successivo, principio del miglioramento continuo, devo fare meglio dell'anno precedente. Facciamo due esempi. Industria in senso stretto, che raccoglie una marea di codice Ateco, ha come numero benchmark di riferimento 25% di donne sul totale dell'organico. Se nel 2023 faccio il mio percorso di certificazione e sono al 35%, evidentemente sono messo bene, se sono al 30% non vado più bene. Ma faccio anche un altro esempio che è legato al concetto di crescita continua, anche se qui dall'esempio comunque non è raggiunta la parità, perché io sono un'attività professionale, ricado in quella industria di riferimento in base al mio codice Ateco, e qui la media di riferimento è del 41% donne su uomini. Se sul 2023 faccio il 50% va bene, perché se anche non sono al più 10% ho comunque raggiunto la parità. Mentre se sul 2024 torno a 49 non va bene, uno perché non sono in crescita anno su anno e due perché sono al di sotto della soglia della parità. Anche qui sì somministrazione e stage, no contratti di collaborazione, il contratto, il conteggio viene fatto per teste, e la domanda che spesso viene fatta, alla quale Accredia risponde, è: se ho più codice Ateco cosa faccio? Quello prevalente per fatturato. L'indicatore 3 passa alla percentuale di donne dirigenti, quindi prima abbiamo misurato il numero di donne in organico, adesso misuriamo il numero di donne dirigenti. Il KPI si considera raggiunto quando si registra una differenza pari ad almeno un punto percentuale rispetto al valore del biennio precedente fino al raggiungimento della parità. Anche qui esempio, biennio 2021-2022 sono al 30%, sul 2023 sono al 40% vado bene, se sono al 38% non vado bene. Anche qui, come per l'esempio precedente, è ammissibile un punteggio sulla fiducia per il solo primo anno. In questo caso, non ve l'ho detto in apertura, il cluster di riferimento è per le sole aziende appartenente alla fascia 2, quindi dal 10 a 49, categoria all'interno della quale può capitare che ci siano soggetti, espressioni della proprietà diretta al comando, imprese familiari per intenderci, e considerando questo la norma ci precisa che in caso di impresa familiare, questo è molto importante, va bene inserire nel conteggio anche le donne, espressione della proprietà, con ruoli dirigenziali, quindi non con un inquadramento dirigenziale ma con un ruolo dirigenziale, quindi che in concreto, nell'effettivo, svolge un ruolo dirigenziale. Altra domanda che vi racconto l'epilogo, diciamo, di un po' di bailam che c'è stato sul punto è: ok, ma le aziende piccole magari non ce l'hanno neanche i dirigenti, perché c'è il consiglio d'amministrazione, espressione della proprietà, o c'è l'amministratore unico, e poi ci sono tutti impiegati ed operai, i dirigenti non ci sono, che faccio? Non posso misurare il benchmark. E alcuni dicevano zero uomini, zero donne, sono al 50%, quindi ho la parità. In realtà Credia ha chiarito che in caso di assenza di dirigenti non c'è l'evidenza di quel percorso virtuoso di parità di genere, e quindi il KPI non può essere concesso. Quindi se non ci sono dirigenti, purtroppo quello è un KPI che è non centrato per definizione. È uguale l'indicatore 4 al 3, come ci è capitato prima, con la differenza che si applica alle aziende più grandi e prende in considerazione
le percentuali rispetto al benchmark dell'industria di riferimento. L'esercizio è uguale a quello di prima e il criterio di misurazione è lo stesso di prima, e cioè il KPI si considera raggiunto quando si registra una differenza pari almeno più 10 punti percentuali rispetto al valore medio dell'industria di appartenenza, in crescita anno su anno fino al raggiungimento della parità. Quindi più 10 in crescita fino al raggiungimento della parità. In questo caso gli esempi ci aiutano, ma non più di quelli precedenti, mi servivano soltanto per raccontarvi come in questo caso, come potete vedere, soprattutto per l'esempio di prima dell'industria in senso stretto, le percentuali scendono vertiginosamente. Se prima eravamo al 25, il numero di dirigenti donne in media nel biennio 2017-2019, che è l'ultimo dato disponibile da Istat, è del 12%. Quindi l'azienda che si inserisce in questo percorso e che vuole centrare il KPI lo centra se raggiunge almeno il 22%. Quindi su 5 dirigenti ce ne vogliono almeno 2 donne. Istruzione e sanità, un altro esempio qui un po' più virtuoso dal punto di vista della percentuale di partenza. L'esempio ci suggerisce evidentemente che, come prima, il più 10% vale nei limiti del raggiungimento della parità. Quindi se parto da 44, arrivo al 50, non è che devo arrivare necessariamente al 56. In questo caso non vanno bene le donne espressione della proprietà con ruoli dirigenziali, quindi si comprende la ratio tra le aziende micro e piccole da quelle medie e grandi, in cui la governance e l'organizzazione tendenzialmente è più strutturata e quindi si giustifica una assegnazione di ruoli di responsabilità per inquadramento e non di fatto. E un altro aspetto importante, anche questo emerso dopo le prime interpretazioni di Accredi, è che quell'allegato della prassi di riferimento che ci racconta e ci suggerisce quali sono i valori medi della industria di riferimento non vale sempre, ma deve essere aggiornato a cura dell'azienda che vuole certificarsi. E quindi l'azienda che vuole certificarsi, prima di certificarsi, quindi prima di intraprendere il percorso, deve richiedere all'Istat tramite un form, un contact center, questi dati aggiornati. L'Istat, ve lo dico per esperienza, è pronto a darli. L'elemento di novità per il momento non c'è, perché i dati che finora ci dà Istat sono ancora dati per la maggiore allineati all'allegato della prassi di riferimento, quindi non c'è una corsa al dato aggiornato, perché il dato a disposizione è ancora quello aggiornato. Il quinto indicatore è quello legato alla percentuale di donne con ruoli di responsabilità. Si applica solo alle aziende del cluster 3 e 4, quindi sono esentate dalla misurazione le aziende micro e piccole, e vale 20 punti. Cosa recita? Percentuale di donne nell'organizzazione responsabili di una o più unità organizzative rispetto al totale della popolazione di riferimento. Raggiungiamo il KPI se abbiamo almeno il 40% di percentuale femminile rispetto al totale dei responsabili in organico. Anche qui, fino al raggiungimento della parità e con crescita progressiva. Ritorna al concetto del miglioramento continuo. Il concetto di responsabile, sul quale c'è ancora un po' di dialettica, diciamo così, per il momento vi posso suggerire che può essere valutato in funzione dell'organizzazione. E quindi se la governance dell'organizzazione ritiene opportuno valutare il concetto di responsabilità sulla funzione, sul processo, sul dipartimento, sulla delega di poteri o sul semplice fatto che, semplice tra virgolette, che quel responsabile, quella risorsa abbia risorse a riporto, quindi il concetto di responsabilità di persone, può essere valutato diciamo di volta in volta in funzione della governance, fatta salva la coerente applicazione, cioè se decido un metro di giudizio lo applico dall'inizio alla fine evidentemente. Il sesto e penultimo
è legato alla percentuale di donne con riporto al vertice. Si applica anche qui solo alle aziende medio-grandi, vale 20 punti e recita, richiede di valutare, di misurare la percentuale di donne presenti nella prima linea di riporto al vertice. E lo raggiungiamo quando abbiamo almeno il 10% in più rispetto al valore medio percentuale delle donne dirigenti della industria di riferimento, in crescita anno su anno fino al raggiungimento della parità. C'è una peculiarità che non ci deve sfuggire, è che il valore di riferimento sul quale dobbiamo calcolare la nostra progressione non è un valore medio delle donne che riportano al vertice nella industria di riferimento, ma il valore medio torna a essere la media delle donne dirigenti. E perché c'è un risultato probabilmente diverso rispetto alla misurazione del KPI dei dirigenti? Perché il vertice, che deve essere valutato in funzione della governance dell'organizzazione, può essere l'amministratore delegato, può essere il direttore generale, può essere il consiglio d'amministrazione o l'amministrazione unico, ma il vertice e il suo riporto può essere composto da una prima linea che non è composta da soli dirigenti. Quindi possiamo avere un numero di donne che riportano al vertice, che sono magari i quadri, i primi livelli, per fare degli esempi del contratto collettivo del commercio, ma che non sono dirigenti e che quindi ci consentono di avere un risultato diverso rispetto a quello che abbiamo registrato per la valutazione dei dirigenti. Quindi è molto probabile, non è molto probabile, è possibile che questo indicatore abbia un risultato diverso rispetto alla misurazione dei soli dirigenti. Il settimo e ultimo ci chiede di valutare, di misurare la percentuale di donne presenti nell'organizzazione con delega su un budget di spesa e di investimento. Anche questo è un indicatore riservato alle aziende medio e grandi, vale 10 punti e il criterio di misurazione è quello di considerarlo raggiunto quando si registra una differenza pari ad almeno 10 punti percentuali rispetto al valore percentuale medio delle donne dirigenti della industria di riferimento, in crescita anno su anno fino al raggiungimento della parità. Quindi anche qui torniamo su un benchmark di partenza che è quello delle donne dirigenti della propria industria di riferimento e anche qui il risultato è diverso da quello dei dirigenti perché il sistema che va investigato, almeno dalle prime applicazioni degli organismi di certificazione, è quello di valutare l'assetto di poteri, quindi procure, deleghe di poteri, e non meramente un potere autorizzativo. Tradotto, se ho una procura notarile o oppure un potere di spesa accordato, mi do un verbale del consiglio di amministrazione, secondo gli organismi di certificazione va bene. Se invece il mio potere su un budget o su una spesa significa avere la mano sul poter far pagare gli stipendi e quindi premere il pulsantino che fa partire gli stipendi e i pagamenti in banca, quello non è potere di spesa. Bisogna investigare il sistema di procure. Quindi questo, che è l'ultimo indicatore, ci suggerisce in particolare su quest'area d'osservazione che sono molto contento di aver trattato oggi insieme a voi, ci suggerisce una prerogativa di questa norma che ho già introdotto ma che vi voglio lasciare con questa riflessione. Il concetto della crescita anno su anno e il concetto del punteggio entry level che viene accordato sulla fiducia, diciamo così, ribadisce un aspetto fondamentale. Partire nel percorso per l'ottenimento della certificazione per la parità di genere è utile a prescindere da qual è il livello di maturità iniziale. Grazie. Grazie, grazie a Guido Cecchini. E ora è il momento, quasi in chiusura di evento, di due testimonianze del territorio preziosissime. Diamo la parola, chiedo, grazie di raggiungerci qui
a Chiara Scalvini, responsabile direzione di PGS Impianti SRL. Sì, prego. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Chiara Scalvini e rappresento un'impresa del settore edile. In particolare svolgiamo attività nella specialistica, quindi nella realizzazione e manutenzione di sottoservizi. La mia azienda ha un organico di circa 50 dipendenti. Ovviamente per il tipo di attività che svolgiamo la prevalenza è maschile, nel senso che ovviamente nella parte più operativa sono sostanzialmente tutti uomini, ma nella parte invece impiegatizia abbiamo un buon numero di donne presenti, e questo ci porta ad occupare come parte femminile circa il 10% delle risorse totali aziendali. Per quanto ci riguarda, abbiamo scelto di intraprendere la strada della certificazione della parità di genere perché ovviamente, visto il nostro settore, svolgiamo attività di lavori pubblici e quindi l'approvvigionamento, i nostri contratti vengono dalla partecipazione a gare d'appalto pubbliche. Evidentemente i due incentivi che questa norma dà, cioè un maggior punteggio e quindi evidentemente una distinzione rispetto ai concorrenti, è stato, come dire, il motore principale. E ovviamente poi il discorso della decontribuzione, seppur nel monte annuale sia, come dire, relativamente bassa, però è sempre un incentivo che giustamente le imprese valutano positivamente. Per quanto riguarda, credo sia un discorso un po' trasversale, però ahimè per l'edilizia un po' più sensibile, ovviamente il PNRR che qui ci guida in questi anni e fino al 2026 ovviamente ci spinge verso queste assunzioni, quindi privilegiando in maniera come dire obbligata le donne e i giovani. Questa deve essere vista perché è un'opportunità ovviamente di creare parità di genere, di aumentare, come dire, la presenza e la responsabilità dei giovani nelle aziende, però è inutile negarci che oggi c'è una difficoltà oggettiva nel reperire queste figure. Da qui nasce una riflessione che porto, come dire, per la mia azienda, ma un po' per tutto il settore. La mia associazione di riferimento è ANCE, che su questo è molto attiva, ha un invito, uno sforzo ad aumentare, in particolare c'era qui l'assessore competente, come dire, sensibilizzare in primis e poi dare maggiori risorse per una formazione più tecnica, più scientifica ai giovani. Faccio parte anche insieme a Rosangela del Comitato per l'Imprenditoria Femminile e anche in questa sede c'è una sensibilizzazione notevole. Abbiamo anche un percorso che, oltre a guidare le giovani, dà anche dei premi annualmente per tutte quelle ragazze che si rivolgono con profitto alle discipline STEM. Ritengo che questa sia un po' la strada maestra, perché evidentemente nel momento in cui noi offriamo una migliore formazione in quel che il mercato del lavoro chiede, che sono le materie scientifiche, tecniche, è ovvio che questo creerà nel futuro, non così lontano, evidentemente andrà ad appiattire tutte queste differenze, perché nel momento in cui una giovane lavoratrice avrà le stesse possibilità in primis culturali, scolastiche e poi anche economiche nel mondo del lavoro, questa opportunità da sola va a appiattire le differenze di genere. Si andranno a colmare. Certo. Per cui ritengo che sia la strada maestra, che ovviamente la norma ha reso cogente per noi, ma vedendola come opportunità, voglio dire, avremo solo che un miglioramento delle condizioni generali. Diciamo che un piccolo elemento positivo già lo percepiamo nel nostro settore. I dati che mi ha fornito Cassa Edile per questo incontro parto da uno 0,27% di donne nei cantieri, però era scontato quindi, e lì purtroppo, come dire, c'è ancora tanto da lavorare, sicuramente in primis in termini di immagine, perché ovviamente nel nostro settore sconta un po' un scarso appeal verso giovani e donne.
Però dall'altro lato, nel settore, diciamo, nelle mansioni più impiegatizie, abbiamo quasi una parità, perché siamo all'incirca al 44% di presenza femminile, e quindi questo è sicuramente un numero molto molto positivo che mi sento di portare, visto che spesso siamo un po' additati come settore molto maschilista, ma non è così, insomma. E grazie, la mia abbiamo sdoganato anche un paradigma, spero, culturale. Grazie a Chiara Scalvini. E l'altra testimonianza è di Maria Cristina Magoni. Prego, Maria Cristina, responsabile qualità cooperativa La Nuvola SCS, impresa sociale Onlus. Quindi tutt'altro ambito, sentiamo come va in questo settore. Sì, allora, noi siamo una cooperativa sociale, abbiamo la sede legale a Orzi Nuovi, circa 300 dipendenti, di cui l'80% donne. Per cui noi svolgiamo un lavoro prevalentemente di cura, per cui ci occupiamo di persone fragili, partendo dai bambini, ma non solo, anche anziani, adulti in termini generali, adolescenti. E sì, quindi è un settore che coinvolge, per diversi motivi, potremmo anche analizzare quali, prevalentemente il genere femminile in questo senso. Quindi procedere alla certificazione di genere per noi è stato un po' un percorso dovuto in qualche modo, nel senso che in questi anni, la cooperativa esiste da 31 anni, quindi in questi anni abbiamo affrontato la giovane età, il diventare mamme e poi l'essere figlie di persone, di genitori che sono diventati anziani. E quindi anche come persone nel nostro privato di doverci prendere cura e conciliare i tempi lavoro e famiglia. Quindi la cooperativa nel corso degli anni ha promosso politiche di conciliazione tempo lavoro famiglia, e un po' quindi la certificazione di genere ci permette di valorizzare anche tutto il lavoro che in questi anni è stato fatto fondamentalmente. Quindi come responsabile della qualità, parlare di piano della qualità, quindi di politiche della qualità, e quindi andare a integrare anche tutto un lavoro che è già stato messo un po' in campo con quelli indicatori ai quali dobbiamo rispondere per arrivare alla certificazione di genere, ci sembrava un po' un lavoro abbastanza scontato in qualche modo, no? Quindi abbiamo costituito un gruppo di lavoro che ha coinvolto l'ufficio delle risorse umane, ha coinvolto l'ufficio qualità, diciamo così, certificazione di qualità, ha coinvolto il controllo di gestione. In un primo momento abbiamo anche fatto un incontro con il nostro certificatore ISO 9001-2015 per capire esattamente come orientarci, quali erano gli indicatori, insomma non sapevamo molto bene. Abbiamo poi semplicemente aperto un file in Excel, riportato tutti gli indicatori sul file in Excel e cercato di capire se gli strumenti che avevamo a disposizione erano già un po' sufficienti per raggiungere quei percentuali che ci permettevano, insomma, di accedere alla certificazione. Per diversi motivi, insomma, abbiamo un po' dovuto ricalibrare il tiro, abbiamo chiesto ovviamente consulenza e siamo con un consulente in questo momento che ci sta aiutando. Dall'ufficio risorse umane, che era il punto di riferimento per questo processo, lo è diventato poi l'ufficio certificazione di qualità. Abbiamo fatto richiesta appunto sul bando di Regione Lombardia, quindi siamo in attesa di risposta anche rispetto a questo pezzo, e sicuramente poi avere la certificazione di genere ci potrà aiutare da un lato a valorizzare le politiche che già stiamo attuando, ma dall'altro lato anche ovviamente per le gare d'appalto piuttosto che gli sgravi contributivi, eccetera eccetera. È indubbio che ci interessa un po' tutto, e ci interessa anche, vorrei sottolineare, avendo noi una percentuale maschile così bassa, e non è una buona cosa, nel senso che nel lavoro di cura ci interesserebbe essere attrattivi anche per il genere maschile, nel senso che gli adolescenti, i bambini e gli anziani o le persone con disabilità non necessariamente vogliono vicino delle femmine,
c'è bisogno anche di maschi, ma siamo poco attrattivi per una serie di questioni, compreso il fatto che abbiamo degli stipendi che sono di un certo tipo, per cui non sono particolarmente competitivi sul mercato del lavoro. Quindi avere delle possibilità anche economiche ulteriori ci potrebbe agevolare anche in questo senso. Grazie. Grazie Maria Cristina. E ora praticamente in chiusura, ma è arrivato un momento importante che è quello delle domande, domande dal pubblico, dalla platea qui presente, da chi ci sta seguendo in streaming. Ne avrei una, io richiederei a Barbara Tommasi se può raggiungermi qui. In realtà ne avrei due, una curiosità e un'altra che ci arriva da lontano. Barbara, la prima è: che cos'è che trattiene riferimento, che cosa ci spiegavi prima, le aziende ad aderire al bando di Regione Lombardia e certificarsi? Qual è il vero motivo per cui c'è questa sorta di stop and go? Ma allora, l'ha già un po' direi spiegato anche l'intervento formativo del dottor Cecchini, e un po' sono anche, posso dire, quello che raccolgo partecipando a questi eventi, soprattutto da parte di consulenti aziendali, quindi coloro che di solito già lavorano con le aziende per accompagnarle nelle varie certificazioni piuttosto che nell'implementazione di molte misure. In uno degli ultimi eventi mi è stato detto chiaramente: guarda Barbara, le aziende hanno paura di dover investire non solo economicamente ma anche proprio fisicamente nella gestione dell'ennesimo sistema di gestione, e che questo comporti un aggravio per la struttura, soprattutto per quelle piccole che non riescono a... Fanno più fatica certo. E si spaventano. Su questo magari si potrà fare un ragionamento. Diceva la consigliera prima che il rapporto biennale, che è questo rapporto che ogni azienda ogni due anni deve consegnare sul sito ministeriale, dove già si raccolgono una serie di dati che possono far capire all'azienda come si muovono dal punto di vista della parità di genere, la soglia si è abbassata, quindi serve anche per le aziende con più di 50 dipendenti, e già lì si potrebbe, e questo lo lancio come a me stessa, come regione, la possibilità anche di supportare, come dire, fare dei corsi o comunque della sensibilizzazione del fai la fatica di compilare questo rapporto, e anche qui le aziende ci hanno sempre detto: già noi consegniamo tanti dati alla Camera di Commercio, ce li chiede l'INPS, ce li chiede, e quindi un ennesimo aggravio per l'impresa, e quindi su questo si potrebbe invece lavorare per facilitare. Il secondo punto, secondo me, è quello che si è detto poc'anzi, cioè Regione Lombardia ha fatto tante iniziative nel corso degli anni per supportare le imprese sull'innovazione organizzativa, quindi anche smart working piuttosto che conciliazione dei tempi di vita, welfare aziendale. Non c'è consapevolezza, quindi c'è un po' di ritrosia e non c'è consapevolezza, questo ce lo dicevano anche poco fa le imprenditrici, del fatto che invece molte aziende stanno già facendo tantissime cose su questo tema, quindi potrebbero essere, virgolette, quasi pronte per certificarsi senza dover implementare chissà quale grande misura o cambiamento organizzativo, devono solo diventare consapevoli e comunicare all'interno e all'esterno quello che stanno già facendo. Sensibilizzazione e consapevolezza, quindi queste sono i due, diciamo, le due direzioni auspicabili. Barbara, citavi qui, leggo testualmente una domanda che ci è arrivata da remoto e ringraziamo per l'interessamento. Proprio per quanto riguarda la semplificazione fiscale e burocratica, chiedono: sono già previste o saranno previste in futuro da Regione Lombardia anche delle premialità per gli enti certificati, quali appunto per esempio fiscali e di semplificazione nell'ambito burocratico? Io non ho il potere per parlare per il bilancio di Regione, perché la defiscalizzazione ovviamente non solo per quella che riguarda ovviamente la parte nazionale, tantomeno per Regione. Diciamo che noi stiamo valutando questa cosa soprattutto sulla premialità per la partecipazione ai bandi, per alcuni, non solo quelli delle gare, sto parlando proprio della partecipazione ai bandi, ai vari bandi, come può essere questo per esempio della certificazione, ce ne sono altri, il fatto di aver acquisito la certificazione di genere potrebbe diventare un elemento premiante con qualche punteggio in più, questo me lo auguro anche in prima persona, certo, come professionista di Regione. Ovviamente non lo possiamo fare adesso perché stiamo partendo, le aziende che si sono certificate non sono ancora molte,
anzi, da questo punto di vista, stamattina mi veniva una sollecitazione da una consulente qui presente del perché non spingere chi si è certificato o si sta certificando a verificare e a pretendere che anche le aziende collegate piuttosto che i fornitori si adeguino a questo. Quindi questo lo possiamo fare solo quando ci sarà un certo numero di aziende certificate, perché sennò diventerebbe difficile. Cosa possiamo fare? E secondo me è un elemento che va capito. Siccome in realtà la legge già prevede uno spunto per le amministrazioni pubbliche di indicatori di premialità, che possono essere attività di welfare aziendale, conciliazione dei tempi di vita, inserire nelle HR qualcuno con competenze di diversity management e via discorrendo, questo è già possibile inserirlo nei bandi. Se uno ha la certificazione e l'ha già acquisita, ovviamente una serie di azioni che sono previste sono già autocertificate, quindi diventerebbe tutto molto più semplice. Sì, molto più snello. Grazie Barbara. Approfitto della tua presenza qua, qualora qui in presenza appunto ci fosse qualcuno che vuole rivolgerti delle domande. No, avete capito tutto? Tutto chiaro. Tutto chiaro. Grazie Barbara. Sempre una domanda da remoto è arrivata invece a Guido Cecchini, che chiedo di raggiungermi, a cui chiedo di raggiungermi. Guido, allora, se abbiamo già donne dirigenti al 60% del totale, no? I dati che ci davi tu prima, interessantissimi, il KPI si considera soddisfatto? Sì, perché è fino al raggiungimento della parità. Quindi, tra l'altro, alcuni KPI hanno la caratteristica di mettere sullo stesso piano uomo-donna, quindi parla di genere meno rappresentato. Quindi le persone esponenti di un consiglio d'amministrazione, il genere meno rappresentato deve essere il numero inferiore, non inferiore ad un terzo. Quindi genere meno rappresentato, non inferiore ad un terzo. Vuol dire che se sono tutte donne il KPI non è centrato. Ma per quanto riguarda questo specifico KPI, quello che richiede il KPI in questione, parliamo di percentuale minima di donne, quindi a salire va bene anche. Tutto va benissimo, grazie Guido. Anche in questo caso, se ci sono domande rivolte a Guido, fatevi avanti, altrimenti ne abbiamo un'altra per Carla Ingoglia, che vi leggo. Qual è la data della determina di concessione del contributo da cui decorrono i 180 giorni per la realizzazione delle attività e il sostenimento delle spese e la data della determinazione del dirigente area servizi alle imprese al territorio di approvazione degli elenchi? Sì, esatto. Allora, il provvedimento è una determina del dirigente dell'area scusate dell'area servizi e il territorio di Union Camere Lombardia, quindi è questa figura che assume il provvedimento ed è l'unico provvedimento di approvazione della graduatoria, quindi la seconda è di ieri, datata ieri, quindi la data da cui devono partire 180 giorni per le imprese ammesse nel provvedimento di ieri è ieri, 23 maggio. Il primo provvedimento è di aprile, se non ricordo male, del 28 di aprile, quindi i 180 giorni in quel caso partono dal 28 di aprile, ovviamente i 180 giorni partono dalla data del provvedimento, quindi uno va a vedere in quale provvedimento si trova e da lì partono i 180 giorni. È l'unico provvedimento di concessione, quindi non si sbaglia, ecco. Perfetto, grazie Carla. Ci sono domande per Carla o per gli altri relatori? Abbiamo rotto il ghiaccio, per cui se volete farvi avanti siamo qui, insomma. No, peraltro appunto aggiungo, questa data è importante perché è la data che viene ovviamente registrata sul portale e quindi qualsiasi cosa venga fatta sul portale prima della scadenza dei 180 giorni viene accettata. Al 181esimo giorno non più. Quindi bisogna rispettare i termini, sono quelli condizioni stringenti, non è prevista proroga, quella è la tempistica. È tutto chiaro, tutto a posto? Sto guardando le varie facce, sì? Quindi insomma non mi rimane che ringraziarvi a nome mio, di Regione Lombardia, di
Union Camere Lombardia, grazie alla sede che ci ha ospitato quest'oggi. Prego, il materiale arriva con questo, sì, era già in programma nella mia testa, prima i ringraziamenti doverosissimi, quindi grazie alla sede della Camera di Commercio di Brescia che oggi ci ha ospitati. Una nota di servizio importante, vi ricordo che tutti i materiali saranno disponibili sui canali di Union Camere Lombardia, per cui non si perde niente, si può recuperare tutto. Importante anche ricordarvi i prossimi eventi in programma. Per quanto riguarda i seminari formativi, la prossima data è il 30 maggio a Cremona, parleremo di equità remunerativa per genere, e la data successiva a Mantova, il prossimo 7 giugno, l'argomento sarà tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro. Poi avremo anche gli eventi di presentazione del bando, il prossimo è a Bergamo il 22 di giugno, poi Como Lecco il 28 giugno, a Monza il 4 di luglio e a Lodi il 6 di settembre. Io credo davvero di non aver dimenticato niente, giusto? Ecco, davvero grazie anche per avermi voluto qui oggi a moderare questo evento interessantissimo. Adesso è il momento del rinfresco. Grazie ancora a tutti e a voi che ci avete seguito qui in presenza e anche in streaming. Grazie.